Domenica di San Gennaro non ha nulla di difficile, però il breve tratto attraverso la pieve in lastricato può essere indigesto. Per questo abbiamo deciso di renderlo facoltativo. Chi vuole lo fa, chi non vuole non lo fa, e qui ci sarà il punto di ritrovo per tutti. Adesso non ci resta che ridiscendere sulla Pesciatina e dirigerci a Monte Carlo. Carlo è anche il primo CPM dei mondiali di ciclismo di Toscana. Noi ci arriveremo da un'altra parte, faremo in salita quello che loro faranno in discesa, ma merita comunque. Ora, tenendo la vita per la coda, peccato... Con il passaggio in centro si conclude la parte lucchese del Giro delle Cerbaie. Discesa sul marginone, si entra nel padule di Fucecchio e poi siamo di nuovo nelle Cerbaie. Andiamo. Vai, vieni e vai, come vuoi, nasci solo e solo andrai, e mezzo che hai, quel gran bel traffico, il traffico che vuoi. Si torna nelle Cerbaie dopo aver fatto la discesa di Monte Carlo. Insieme a noi c'è Luca Bellisario, che è l'autore della grafica. Ciao. Del completino che indossiamo. Ciao. E adesso in poi ci sarà anche lui insieme a noi. Adesso c'è la salita dei Crocialoni. Sono 600 metri, abbastanza semplici. Primo settore 7-8%, ma poi la salita diventa più facile. Andiamo. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Saia. Adesso tutti insieme andremo a affrontare tre strappi in successione: Ramoni Nord, Montebono e Via delle Forre. Tutti molto brevi, ma la fatica può iniziare a farsi sentire. Andiamo? Andiamo. Non ci lamentiamo. Bene, bene. Fermo. Ora però mi fermo. E vado firme? Sì. Ma quella che fate voi cos'è? Una cicloturistica. Andatura? Controllata? Andatura no, no, andatura libera e codice della strada in vigore. Allora, va campionato. Dove parte? Quanti chilometri è? Si parte da Staffoli, ci sono tre percorsi, 60, 90 e 130 chilometri. Dacci l'email e noi ti si fa sapere tu. Ok, ma dove te lo scrivo? No, non ti preoccupare, sa buona memoria. Il biglietto da visita, così se vuoi anche le patate ti vendo anche le patate. Quanto le fai? Un euro al chilo. Poscia, le regali. Oh, si trovano 80, 85. Sì, dove? Ma io... Bello sto biglietto da visita, chi te l'ha fatto? Me l'hai fatto te, Luca. No, non lo ricordo, perché io che faccio? Ma scusi, un attimo, sono trauma. Sono patate le coltività queste. Vediamo si va. Sì, un minuto, rimane. Sì, ma sai, dai, voli mi aspetta. All'11:30. La salita di Poggio Adorno? No, com'è? È 1,5 km, non è nulla di che, però c'è un punto dove si arriva al 9%. Interessante. Andiamo a provarla, vai. Ok. Non siamo ancora arrivati. Via. Ora c'è lo strappo di Montefalcone e poi diverse salitelle. Ancora, zona di no, Maria, ancora no, ma se sei matto, dopo 100 km, no, io quindi me ne vado. A me fa male la schiena, non ce la faccio. No. Manca 30 km. T'ho capito, no, è troppo, dai. Abbiamo fatto su e giù dall'inizio. Dai ragazzi, su, ci lasciate da soli. Certo, andate. Se un poi altro, falla, voi. Io no, non ce la faccio. Tanto. Noi andiamo verso il passaparte. Come credete. Vabbè, ci vediamo. Ciao. Ciao.
sono stanchi, sono stanchi. YMCA.